Primo giorno di prove per il quartiere di Porta Sant'Andrea, come è risultata la piazza? Sai, il primo giorno, anche se sono cavalli esperti che hanno già fatto diverse soste, specialmente il mio primo giorno serve sempre, specialmente le prime due o tre carriere, un po' d'ambientamento. Il cavallo ormai lo conosco a meraviglia. Oggi era abbastanza forte perché il cavallo che l'ho allenato moltissimo durante tutto l'inverno, a giugno era arrivato un po' giù di corda perché mi aveva avuto una brutta influenza. Lo recuperai proprio all'ultimo e ora durante il periodo estivo, insomma, l'ho lavorato forte, il cavallo ora c'è, insomma, un cavallo vivo, un cavallo forte. Senti, ci sono state delle polemiche per quanto riguarda le lance da giostra, come le hai trovate? Ma oggi ho preso la prima lancia, era pessima, veramente era tutta svitata in fondo e sdondolava da far paura. Dopo quella che ci ho fatto il terzo e il quarto tiro era una buona lancia. Ma non penso che c'è bisogno di far arrivare una lancia in quella maniera a provare in piazza, insomma quella anche uno che non se ne intende la riesce a scartare automaticamente. L'impatto con il burrado come ti è sembrato dopo queste modifiche effettuate nel corso dell'estate? Ma sicuramente molto meglio, si percepisce proprio che il burrado va via bene. Devo ringraziare anch'io Enzo Scartoni, perché anche se lo farà il mio quartiere, ma lo voglio fare personalmente perché oltre ad essere un amico è un grande meccanico e ho forzato anch'io, insomma speravo che lo prendesse tra le mani lui perché so che lui è capace e infatti questo ne dimostrano i fatti.